Bambini, siamo ancora qui alla Giunti al Punto. Ah, ti è venuta bene stavolta, eh? Prima ho detto No, siamo sbagliato, venuti a giovane. sentire Carmen ed Elena, ma quando stavamo qui ci è successa una cosa bellissima. Abbiamo trovato una storia del lupo che cercava l'amore e abbiamo avuto tanta voglia di leggerla insieme a voi. Il lupo che cercava l'amore. Lupo che cercava l'amore. Adesso giriamo in pagina. Inizio io? Ah, c'era una volta, capo rivolta, un grosso lupo nero, alquanto carino e alquanto gentile, che però non aveva un'innamorata. Si chiamava Lupo. Tocca a me? No. Come sempre in primavera, la foresta si riempiva di innamorati. Un bacio di qua, una carezza di là. Era tutta una coccola in ogni angolo del bosco. Era davvero irritante, soprattutto per un lupo tutto solo. Un mattino, Lupo si guardò nello specchio e pensò: oggi troverò l'amore della mia vita. Ma come fare? Non se ne intendeva per niente. Lupo. Allora andò a trovare Mastro Gufo, grande Mastro Gufo. Devi buttarti a capofitto, ecco tutto, gli disse il gufo. Gufo. Aia, Per tutta la mattina il lupo si esercitò a buttar vitibitibisvicisi. Alla fine era tutto ammaccato e dolorante, ma non aveva trovato un'innamorata. Bisogna essere eleganti e seducenti, gli suggerì il suo amico Alfredo. Il Alfredo. lupo si fece un bel bagno e scelse vestiti con cura, indossò una camicia a fiori e si appuntò una margherita sul Sul petto. petto. Giriamo pagina. Oh, che bella questa qui. Bisogna attirare l'attenzione, essere originali, fenomenali, gli spiegò il suo amico Valentino. Bravo Valentino. Lupo si infilò gli occhiali scuri da grande star e i suoi stivali da cowboy. Bisogna saper parlare e scegliere le parole giuste, belle, dolci e suadenti, gli disse il suo amico Luigione. Il lupo si preparò Prigionia? a comprare un libro di poesie. Lo lesse e imparò tutte le poesie in cui c'era scritto "Ti Ti amo. amo". Poesie d'amore. Ullalà, grande lupo, dovresti raccogliere un mazzo di fiori per conquistare il suo cuore, gli consigliò l'amico Josué. Quanti amici che ha il lupo. E lupo compose un mazzolino bellissimo con dei fiori del bosco. Ullalà. Ma come faccio a sapere che è l'amore della mia vita? Chiese alla fine il lupo ai suoi amici. Quando la vedrai ti sentirai le gambe molli, il cervello in pappa come il mio e il cuore che tum 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 tum, gli disse Giosuè e lo spinsero fuori di casa. Vai, vai, lupo. Così, agghindato, Lupo andò a passeggiare per il bosco. Quando stava cominciando a perdere le speranze, sul sentiero apparve una lupa. Lupo le porse il mazzo di fiori dichiarando: questi fiori di campo sono per me, o lupa, selvaggia e dolce come te. Per me, o lupa selvaggia e dolce come te. Risparmia le tue parolone, specie di grosso bestione, gli rispose la lupa senza fermarsi. Lupo restò lì piantato in mezzo al sentiero, non ci capiva più niente. È davvero complicato trovare un'innamorata, sospirò. Si sedette per togliersi gli stivali quando ecco che. Spam! Fu investito in pieno da una lupa che passava di corsa. Lupo rotolò per terra. Mi dispiace moltissimo, gli disse la lupa. Però tu cosa ci fai seduto in mezzo al sentiero? Lupo si rialzò, guardò la lupa e sentì un piccolo click nel profondo del suo cuore, un po' come il rumore di una porta che si apre. Clic, Click. clic,
Mi sembri un po' scombussolato, disse la lupa, un pochino preoccupata la lupa. Vuoi venire da me a prendere un tè? Volentieri, borbottò il grande lupo. E la seguì con il cuore che batteva forte, le gambe molli e il cervello in pappa. E poi sono andati a prendere il tè. Il tè. E poi mi da Pazzo. comprare il libro che seguirete poi alla fine. La fine sarà nel prossimo libro, che adesso saranno qui, siamo pronti all'aggiunti al Punto! Ciao punto! bambini!